chi dietro a Jura, quindi questi sono i due Jura, lo Ius civile e lo Ius canonicum, chiaramente, quindi appunto il e colei, e gli aforismi o anforismi. Anforismo qua è in parentesi, la M per facilitare una parola difficile, aforisma è difficile perché è greca. Però questi sono gli aforismi di Ippocrate, quindi chiaramente chi si dedicava alla medicina, non per come dire, dare veramente una mano, ma per arricchirsi. E quindi il sacerdozio è per forza, quindi chiaramente per sofismi, e quindi anche per sofismi, questo appunto chi spaccia una presunta volontà protese verso bene comune, ma in realtà pensa appunto al proprio utile privato, quindi ai propri interessi. A chi rubare, a chi civile negozio, quindi le arti e i mestieri, chi nel diletto della carne in volto, i lussuriosi, e chi si affaticava, chi si dava all'ozio. E chiaramente Purgatorio 3, Dante aveva, anzi Virgilio già Dante aveva detto che, ecco, che il perdere tempo a chi più sa più spiace, chiaramente, quindi l'ozio chiaramente, chi pensa che oddio divento un milionario e allora sono felice, chiaramente è una falsa illusione, è un'illusione questa. Allora, quando da tutte queste cose sciolte, quindi quando mi sono separato, perché Beatrice mi ha portato in mezzo appunto a questa corona, allora San Tommaso torna, riprende la sua affabulazione. E per cui c'è Claudio, chiaramente tramite Claudio sentiremo appunto la voce magistrale di Dante, per cui magari andando avanti, direi fino al verso 24, e quindi San Tommaso ha capito, ha intuito che Dante ha ancora questo dubbio. Dubbio perché San Tommaso già a Paradiso 10 aveva parlato in modo chiuso, in modo abbastanza difficile. Quindi, per cui una delle funzioni del canto undicesimo, dodicesimo o anche tredicesimo sarà quella appunto di sciogliere questi dubbi. Sciogliere, cioè appunto ubens simpingua, eccetera. Allora, voi al verso 26 avete surse, è vero? Non surse il secondo? O avete nacque? Nacque. Ah, perfetto, benissimo, ok, perché ci sono, perché c'è una querella fra i filologi, fra surse e nacque. Perfetto. Prego. Bella domanda, bella domanda. Ma il problema è questo, molto velocemente, semplicemente. Prima di Petrarca non c'è manoscritto che sia originale, ossia che abbia l'imprimatur dell'autore. Non sappiamo, non abbiamo l'originale di Dante, non sappiamo quale sia il testo definitivo della commedia. No? Per cui chiaramente bisogna appunto vagliare tutti i manoscritti, questo lavoro proprio del filologo stricto senso, e decidere appunto quali lezioni si chiamano, quali parole scegliere, in questo caso fra surse e nacque, però è del tutto, sono come dire varianti adiafore equivalenti queste due, perché nacque il secondo e surse forse perché sotto il flusso della metafora del sole che viene dopo. La provvidenza che governa il mondo, con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato e vinto prima che vada al fondo, chiaramente quel consiglio è la mente divina di Dio, perché chiaramente il piano di Dio, ogni aspetto creato, sia umano sia angelico, non è in grado di capire appieno, che ne dica Sigieri, il disegno di Dio, ci vuole un quid in più, chiaramente. Quindi è vinto, quindi chiaramente non ce la fa l'intelletto da solo in realtà. E però che andasse, questo però che vuol dire affinché. Per cui affinché, faccio una parafrasi qua, affinché la Chiesa avesse con che essere guidata, perché la Chiesa evidentemente in questa parte di Pietro era il gran procella, per cui chiaramente la provvidenza
manda due principi, e siamo al verso 35, due principi che la sorreggessero ambedue da una parte e dall'altra. In San Domenico la perfetta occidentalità della nascita del santo, perché nasce spagnolo, quindi appunto la Chiesa, la cristianità viene sorretta da una parte, per cui chiaramente Francesco deve essere posto in Oriente, no? Per completare già questo parallelismo. Per cui questo 15 e quindi del verso 36 vuol dire proprio questo, cioè la perfetta occidentalità di Domenico, la orientalità appunto di Francesco, questo quindi. E qui è un'altra punta, come dire, polemica da parte di Dante verso i domenicani. L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. Allora, in realtà serafico e cherubica sono termini difficili, no? Sono della gerarchia angelica, chiaramente. Però Dante ci viene incontro come? Dante si avvale, come tutti si avvalevano nel Medioevo, di un testo importantissimo di San Gerolamo, il Liber de Nominibus Hebraicis, per cui qualsiasi nome ebraico della Bibbia latina o anche in greco, uno poteva magari consultare San Gerolamo o avere appunto lì pronta la traduzione in latino. Okay? E ce l'aveva anche Dante. Quindi traduce per noi poveri di intelletto appunto serafico, perché serafico in ebraico, grazie a San Gerolamo, vuol dire i serafim sono ardentes, gli ardentes, per cui chiaramente serafico in ardore in realtà è un endiadi, cioè non servirebbe per chi capisse veramente, no? E analogamente anche cherubica, sapienza, per sapienza di cherubica luce. Perché? Perché i cherubim in ebraico, grazie a San Gerolamo, appunto, rappresentano la scientie multitudo, quindi la molteplicità della scienza, quindi sono i sapienti, quella appunto di, anzi, sono i scientes, quindi quelli che sanno. Ecco. E proprio dal punto di vista di questa polemica molto sottile in Dante, allora se vi ricordate a Inferno 27 c'è questa contrapposizione, noi che parlavamo di contrapposizioni fra domenicani e francescani, a un certo punto Guido da Montefeltro, ve lo ricorderete, Guido da Montefeltro muore e c'è una lotta fra un diavoletto nero, no? E San Francesco, perché Guido Montefalco si era fatto francescano, il Papa lo aveva convinto a uscire dall'ordine, diventare un condottiero, quindi appunto guidare le truppe pontificie, con la promessa che comunque qualsiasi cosa avesse commesso sarebbe stato comunque assolto, okay? Quindi non avrebbe comunque corso rischio dal punto di vista spirituale. E arriva appunto questo diavoletto che Dante chiama questo nero cherubino loico, per cui chiaramente c'è questa contraddizione nelle azioni appunto fraudolente del nostro Guido di Montefeltro, che appunto questo diavoletto scopre come tale, per cui chiaramente chiamare il diavoletto cherubino è un po' come dire polemico, fa tralasciare appunto questa, veramente come la pensava il nostro Dante. Allora, e quindi siamo al verso 43, entra Tubino e l'acqua che discende, e qui inizia il panegirico vero e proprio di San Francesco. Allora, per chi, quasi tutti qua abitiamo in Umbria, quindi conosciamo benissimo la geografia del Subasio, geografia che comunque è del tutto analoga per impostazione e per numeri diversi a quella che sarà poi la descrizione della geografia della nascita di San Domenico a Paradiso 12. Per cui chiaramente descrizione dei luoghi, la valle del Tobino
è la valle del Chiasso, no? Che nasce a Mondello. Allora, interessante il verso, tutto interessante qua chiaramente, verso 50, nacque al mondo un sole. Allora, questa è la prima volta che viene detto così esplicitamente, la letteratura pseudo-giovacca mitica di fine 200 parla di Francesco come, come dire, tipo solare, come novello sole, avvalendosi anche, appunto, come si è detto prima, dello stesso linguaggio del cantico delle creature. No? Da questo verso qua avrà un sviluppo insieme alle letterature europee, in volgare e non, strepitoso. Da questo stesso verso qua nacque al mondo un sole, okay? Avrà uno sviluppo che poi sfocerà in modo celeberrimo con Shakespeare, come si è già detto una volta, mi pare, nella famosa scena del balcone: "But soft, what light through yonder window breaks? It is the east and Juliet is the sun." C'è uno sviluppo qua documentato che passa appunto dal linguaggio francescano, dalla letteratura francescana ufficiale e meno ufficiale, per tramite dantesco, che arriverà appunto a Petrarca, il petrarchismo, e quindi appunto ai vari petrarchismi europei. Quindi è strepitoso questo sviluppo grazie appunto al nostro Dante proprio qua. Polemica la posizione esegetica, presso alcuni commenti, del verso 51. Perché? Come fa questo talvolta di Gange? Allora, questo significa il sole, il nostro sole, noi siamo nel cielo del sole. Allora, c'è chi vuole a tutti i costi vedere in quest'unico verso un fantomatico viaggio compiuto da Francesco in India. Ammesso non concesso che avesse voluto, che avesse mai potuto concepire, no, di compiere un viaggio si fatto, comunque non avrebbe mai potuto, comunque, perché lasso di tempo troppo breve, perché va sì in Oriente, in Medio Oriente, nel 1219-20, quindi il tempo materiale non ce l'ha proprio per compiere un viaggio fino in India, fino appunto alla foce di questo fiume sacerrimo, no, per chi abita lì vicino. No, questo appunto grazie appunto alla lezione che ha fatto una settimana fa il professor Stabile, no, sulla cosmologia dantesca. Qui chiaramente è un'allusione a un fatto molto semplice: siamo o non siamo all'equinozio di primavera? Ci siamo, perché chiaramente il sole sorge cioè, perfettamente sopra l'equatore. Allora, Gerusalemme se ne sta al perfetto centro delle terre emerse. Non può che essere così. Se il Salvatore ha deciso, no, di ricongiungersi fisicamente e spiritualmente col Creatore, non poteva che farlo nel momento esatto, al centro esatto delle terre emerse. Quindi Gerusalemme è esattamente al centro del mondo. La foce del Gange sta esattamente a 90 gradi, a 90 gradi ad est, chiaramente, da Gerusalemme. Per cui, quando a Gerusalemme inizia ad albeggiare, questo soltanto talvolta di Gange, talvolta vuol dire qui due volte, all'equinozio di primavera, all'equinozio di autunno, quelle due volte l'anno, precisamente. Per cui, quando inizia ad albeggiare a Gerusalemme, sopra la foce del Gange è già mezzogiorno, il sole già sta allo zenith, quindi ci siamo? Perché l'allusione è questa, quindi rispetto a Porta Sole, zona che non c'è più ormai, cioè la porta non c'è più, scusate, a Perugia, adesso c'è la Biblioteca Augusta, quella zona là, quindi chiaramente rispetto a quella zona di Perugia, Assisi, per Dante, sta esattamente come fa questo talvolta di Gange, esattamente sull'equatore, esattamente verso l'Oriente. Oh, per cui, chi parla di questo fatto, non dica ascesi, che direbbe Corto, ma Oriente, se proprio dir vuole. Allora, ascesi, i commentatori dicono, beh, allora, questo da pronuncia normale di Assisi all'epoca. Ma in realtà, e quindi danno per scontato che veramente dire ascesi, quindi
stabilire questa equivalenza terminologica fra Francesco da una parte, l'uomo ascetico per nascita, cioè letteralmente per nascita, lui è di ascesi, quindi è ascetico, ok? Quindi questo ascetismo, in realtà manca il segno, perché ascesi, sì, cioè Arsisi ancora, Rossini, non si dice Rossini, si dice Rossini, per questo la pronuncia comunque locale che Dante riecheggia, fa riecheggiare appunto nel testo. Lui sa benissimo che si chiama Assisi, non è ascesi, per cui cioè, magari non ristabilire questo punto sarebbe un delitto. Però ancora più che ascetico, il nostro Francesco addirittura, cioè veramente se noi vogliamo parlare appropriatamente di Francesco, secondo Dante, bisognerebbe veramente parlare di Oriente, non solo di una città qualsiasi, per quanto asceticamente, come dire, votata. Andando avanti, allora, qui abbiamo poi tutta una serie di fatti. Non era ancora molto lontano dall'orto che cominciò a far sentire la terra della sua gran virtù e alcun conforto. L'orto è di nuovo appunto un'allusione all'Oriente, perché non è l'orto come ortolana chiara, è l'orto, l'ortus dal verbo orior, quindi sorgere, orior, oriris, ortus, sum, oriri, non vi ricordate? Per cui chiaramente è le sue origini, quindi ancora da giovane, quella a 24 anni, scusate, rinuncia appunto ai suoi beni paterni. E andiamo avanti, eccoci qua. Quindi questo è il notissimo affresco di Giotto, che Francesco si denuda e diventa diacono nel momento in cui il vescovo Guido lo avvolge col proprio manto, col proprio panno. Il padre Pietro Bernardone chiaramente viene trattenuto da un amico perché ha già intenzioni abbastanza bellicose. Quindi predicazione, questo incontro con la povertà, la spiritual corte, quindi la curia forse episcopale, forse magari vedete la mano di Dio che scende, che benedice il momento. Ecco, perfetto. Quindi chiaramente è un atto questo completamente benedetto da Dio, cioè questa spoliazione, questo denudarsi per darsi poi, no, a Madonna povertà. Potremmo parlare del Coram Patre, però ecco, lasciare stare. Quindi incontro con Madonna povertà qui è fondamentale. Poi ne valsi udire, siamo al verso 67, 68, 69, ne valsi udire che la trovò sicura, con Amiclate al suono della sua voce, colui che a tutto il mondo fe paura. Allora, i commentatori quasi unanimemente parlano di una caduta di stile da parte di Dante, non sia mai. Invece sì, una caduta di stile, perché? Perché questa è l'unica citazione classica pagana, ok, nel canto. Come? Tu citi una fonte pagana parlando di San Francesco, non è possibile. Invece sì, perché molti commentatori non hanno capito un fatto molto, cioè, fondamentale. Questo lo sosteneva il mio caro e compianto maestro Giorgio Bruglioli, che si occupò proprio di questa terzina. Amiclate è personaggio della Farsalia di Lucano, è un personaggio che rappresenta un proto-francescanesimo, mi si passa il termine. E Amiclate è un povero pescatore che, al sentirla bussare la propria cabana di giunchi Giulio Cesare, no, in piena guerra civile, la cabana trema tutta, quasi da cadere giù. Lui no, lui però imperturbabile, perché lui è talmente povero, felicemente povero, perché lui sa benissimo che comunque una capanna di giunchi non è mai bottino di guerra. Lui se ne sta tranquillo, tanto appunto da poter rivolgere anche la parola. Lui è il pauper amiclas, quindi, e Dante lo sa benissimo, non è affatto una caduta di stile questa. Okay? Questa è una scelta mirata dal punto di vista delle autoritates
classiche per Federico II, no? Sia positivo, no? Superman, colui che riuscì a stupire il mondo. Ah, che bello! E effettivamente aveva stupito il mondo, no? Quindi il plurilinguismo presso la sua corte, quindi appunto la caccia con gli uccelli, e riuscire appunto a mettere insieme arabi, ebrei, cristiani, eccetera, eccetera, con la corte di Messina non solo, ma in realtà si tratta di una stringa, si tratta di un epiteto che fa parte di una tautologia messa nella cronica di Matteo Paris. Matteo Paris inserisce il necrologio di Federico II nella propria cronica all'indomani della morte di Federico II, quindi nel 1250. Guardate bene, Federico II è il legittimo erede di Giulio Cesare. Quindi parlare qui di Giulio Cesare è come parlare di Federico II. Il nesso è questo. Okay? Matteo Paris è un benedettino del convento di St. Albans nella Hertfordshire, in Inghilterra, è appunto notissimo, lettissimo, seguitissimo, e inserisce questa stringa per, come dire, criticare l'operato di Federico II. Federico II che era riuscito sì a riprendere Gerusalemme senza colpo ferire, ma l'aveva anche persa definitivamente, mai più. Dopo il 1244 Gerusalemme sarà in mano cristiana fino alla guerra dei sei giorni nel 67. Gerusalemme è sempre stata musulmana, non più cristiana. Federico II l'unica persona da ringraziare per questo fatto. Per cui chiaramente stupor mundi non è da tradursi con che ha stupito il mondo, no, cioè lui appunto ha lasciato il mondo sotto shock. Questi qui appunto non erano capaci di riprendersi dallo shock di aver perso tutto. E qui mi devo fermare appunto su Federico II, ma qui ci sarebbe veramente da divertirsi. Allora, andiamo veramente avanti. Allora, quindi povertà a Francesco, proselitismo, quindi arriva il primo compagno e Bernardo, quindi al verso 79. Egidio Silvestro è un prete. Egidio è un uomo buono ma abbastanza semplice. Poi ci sono anche grandi assenti qua. Perché grandi assenti? Perché il modello per la fonte qua è sempre Bonaventura. E tu pensa, no, lo scriba per antonomasia di Francesco, chi è se non Leone, frate Leone, mai menzionato? Non c'è. Perché? Perché stava antipatico a Bonaventura. Perché appunto aveva partecipato alla stesura di quel testo famosissimo che circolava, più o meno eterodosso, la leggenda Trium Sociorum, la leggenda dei compagni. Per cui cioè, questa è letteratura un po' pericolosa, a cui Leone, che aveva conosciuto benissimo sia Francesco sia Chiara, e aveva partecipato anche volentieri, pur chiaramente eliminato completamente, un grande assente anche qua. Allora, quindi andiamo avanti anche qua. Allora, quindi la presentazione del progetto, del primitivo progetto davanti a Innocenzo III, siamo ai versi 90, 91, 93, quindi che Innocenzo ha perso, il primo sigillo, questa approvazione, e quindi ho preso, ecco, questo la conoscerete perfettamente, questo è il nostro Zeffirelli, e quindi appunto che già porta la corda. Quindi il primo sigillo è l'approvazione orale del 1210. Ce ne sarà un secondo e poi un terzo. Il terzo sarà la stilizzazione vera e propria da parte di Cristo attraverso il Serafino. Attenzione, sigillo è diminutivo, già in italiano antico, di segno, per cui è sia sigillo sia segno, perché deriva appunto da signaculum, è il signum, è il signum, ok? Allora, già a Inferno 4, Virgilio, il pagano addirittura, che lo usa per la prima volta. Voi sapete che Virgilio muore nel 19 a.C.
quindi non sa, lui non è cristiano, non poteva essere cristiano chiaramente, eppure nel limbo dice vidi venire un possente con segno di vittoria coronato. Il segno di vittoria coronato non è altro che i segni dell'uomo crocifisso. È Cristo stesso che scende là del secondo giorno per liberare i patriarchi e gli studenti degni e per portarli poi in cielo con sé. Per cui sigillo qua, appunto segno, sigillo già è una anticipazione delle stigmate. Quindi la regola bollata del 23 e siamo appunto sotto Onorio III, versi 98-99, i versi poi 101 e 102, la crociata. E questa è la quinta crociata, quindi crociata che è anch'essa appunto, c'è stato un convegno a Greccio proprio l'altra settimana, li organizza sempre il capo, il responsabile della facoltà di studi medievistici presso l'Antonianum di Roma, l'Università Francescana. Appunto, e per la prima volta si è parlato programmaticamente dell'efficacia della predicazione di Francesco fra i saraceni. Poi appunto l'efficacia, il significato di questo viaggio verso l'altro. Chiaramente, sì, ce l'ho qua, ecco, il Soldan con questi arredi superbi, siamo sempre nella Basilica Superiore di San Francesco, sempre Giotto e o compagni. Bonaventura parla di un'incarcerazione, percosse, e poi Francesco comunque riesce a convincere i suoi carcerieri appunto che della bontà della sua missione, riesce anche a arrivare dal sultano, che chiaramente non riesce a convertire, ma il sultano comunque lo sta a sentire, lo invita anche a fermarsi più a lungo, lo riempie anche di doni che forse ha riportato anche indietro qua in Italia, le fonti qui non ne parlano, ma sicuramente se magari paragoniamo la missione di Francesco da una parte e quella dei crociati dall'altra, contemporaneamente nella quinta crociata Gerusalemme sì riguadagnata ma subito ripersa poi per sempre, beh possiamo fare i conti abbastanza facilmente. La terzina 106, 107, 108, la stigmatizzazione appunto nel crudo sasso, abbiamo parlato prima del Casentino, l'importanza no, per tante esule no, nei primi anni, per la metà anzi della sua vita da esule. Poi direi che appunto questa sorte viene apprezzata in cielo, è per cui chiaramente merita la stigmatizzazione. Il verso 114 meriterebbe almeno 3 ore, che non abbiamo, abbiamo 3 minuti. Ecco, di veramente devo finire. L'amassero a fede e comandò che l'amassero a fede, la povertà. Francesco muore nel 1226, la notte fra il 3 e il 4 ottobre. Già nel 30 viene canonizzato, tempi record per l'epoca, per sempre, tra l'altro. Di solito la canonizzazione ci richiede anni e anni. Contestualmente l'ex cardinal protettore Gregorio IX cassa il testamento non è più vincolante, quindi la povertà non deve più caratterizzare necessariamente chi entra nell'ordine. Negli anni 30-40 i professori Paragini, ormai francescani, cancellano la parola povertà dai documenti, dalla letteratura francescana. Negli anni 60 Bonaventura emette le Constitutiones Narbonenses che danno proprio il là ormai verso la definitiva istituzionalizzazione del movimento già diventato ordine internazionale francescano.
Jacopone da Todi avrà chiaramente da lamentarsi fino alla morte, no? Però anche lui appunto anacronisticamente, come forse anche il nostro Dante, ma già appunto il Papa prima di Celestino V, quindi Niccolo IV, è il primo Papa francescano. Quindi addirittura abbiamo un Papa francescano, quindi un francescano che arriva, che assurge ai massimi livelli possibili, immaginabili, no, della cristianità, cosa in palese contraddizione con il messaggio originario francescano. Per cui che fonda a sua volta addirittura non una ma ben due università, Montpellier, dove andrà all'università a studiare Petrarca, e Lisbona addirittura, quindi due università francescane. E quindi appunto con la terzina ultima, qua, della, quindi la parte francescana, finisce col transitus, quindi Francesco nudo, che chiede di morire, espirare, quindi tornare alla creatura appunto sulla madre terra, anch'essa nuda. E quindi dal punto di vista, quindi in pieno spirito dantesco, polemicamente antidomenicano, direi che mi fermo anche qua. Grazie, buonasera. Insensata cura dei mortali, quanto son difettivi sillogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali. Chi dietro aiura e chi ad anforismi sentiva, e chi seguendo sacerdozio, e chi regnar per forza o per sofismi, e chi rubare, e chi civil negozio, chi nel diletto della carne in motto s'affaticava, e chi si dava all'ozio. Quando da tutte queste cose sciolto, con Beatrice m'era scuso in cielo, cotanto gloriosamente accolto. Poi che ciascuno fu tornato nello punto del cerchio in cui avanti s'era, fermossi come a candelier candelo. E io sentii dentro a quella lumera che prima m'aveva parlato, sorridendo, incominciar, facendosi più mera. Così com'io del suo raggio resplendo, sì, riguardando nella luce eterna, i tuoi pensieri onde cagioni apprendo. Tu dubbi, e hai voler che si ricerna, in sì aperta e in sì distesa lingua, lo dicer mio, che al tuo sentir si sterna, ove dinanzi dissi u ben simpingua, e là u dissi non nacque il secondo. E qui è uoco che ben si distingua. La provvidenza che governa il mondo, con quel consiglio nel quale ogni aspetto creato è vinto prima che vada a fondo, però che andasse per lo suo diletto la sposa di colui che ad alte grida disposò lei col sangue benedetto, in sé sicura e anche a lui più fida, due principi ordinò in suo favore, che quinci e quindi le fosser per guida. L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore. Dell'un dirò, però che d'amendue si dice l'un pregiando, qual comprende, perché ad un fine fu l'opere sue. Intra Tupino e l'acqua che discende del colle eletto dal beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo da porta sole, e di rietro le piange, per grave giogo, nocera con guardo. Di questa costa, là dove ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di Gange. Però chi desso loco fa parole non dica ascesi, che direbbe corto, ma oriente, se proprio dir vuole. Non era ancor molto lontan dall'orto
che il cominciò a far sentire la terra della sua gran virtute alcun conforto, che per la donna giovinetto in guerra del padre corse, a cui come alla morte la porta del piacer nessun diserra. E dinanzi alla sua spirital corte et coram patre le si fece unito, poscia di dì in dì l'amò più forte. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più dispetta e scura, fino a costui si stette senza invito. Né valse udir che la trovò sicura con Anicrate al suon della sua voce colui che a tutto il mondo fe paura. Né valse esser costante né feroce, sicché dove Maria rimase chiuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà, per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso. La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo, facie non esser cagion di pensier santi. Tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse e correndo gli parve esser tardo. Oh ignota ricchezza, oh ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro dietro allo sposo, sì la sposa piace. Indi sembra quel padre e quel maestro con la sua donna e con quella famiglia che già legava l'umile capestro, né li gravò viltà di cuor le ciglia per esser figli Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia, ma regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione. Poi che la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe, di seconda corona redimita fu per onorio dall'eterno spiro la santa voglia desto archimandrita. E poiché la sete del martiro nella presenza del soldan superba predicò Cristo e gli altri che seguiro, e per trovare a conversione acerba troppo la gente e per non stare in danno redissi al frutto dell'italica erba, nel crudo sasso intra tevere arno da Cristo prese l'ultimo sigillo e le sue membra 2 anni portarno. Quando a colui che tanto ben sortillo piacque di trarlo suso alla mercede che il meritò nel suo farsi pusillo, ai frati suoi, sì come a giuste erede, raccomandò la donna sua più cara e comandò che l'amassero a fede. E del suo grembo l'anima preclara muoversi volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara. Pensa oramai qual fu colui che degno collega fu a mantenere la barca di Pietro in alto mar per diritto segno. E questo fu il nostro patriarca, perché qual segue lui come il comanda, discerner puoi che buone merce carca. Ma al suo peculio di nova vivanda è fatto ghiotto, sì che esser non puote che per diversi salti non si spanda. E quanto le sue pecore, remote e vagabunde, più da esso vanno, più tornano nobili di latte vote. Ben son di quelle che temono il danno e stringonsi al pastor, ma son sì poche che le cappe fornisce poco panno. Or, se le mie parole non son fioche, se la tua audienza è stata attenta, se ciò che è detto alla mente revoche, in parte fia la tua voglia contenta, perché vedrai la pianta onde si scheggia, e vedrai il correggere che argomenta, o ben si impingua, se
se non si vaneggia.